questa puntata, pubblica amministrazione, qualifica dirigenziale. Istituzioni, rigenerazione toscana. Istituzioni, convegno a Castiglion Fiorentino. Gonfalone d'argento a Samuele Cannas. Pubblica amministrazione, qualifica dirigenziale, cambiano le regole per l'accesso. Via libera a maggioranza del Consiglio regionale con 22 voti a favore, 6 contrarie e 3 astensioni. Sono contento che la legge che era stata elaborata dalla prima commissione presieduta da Giacomo Bugliani è venuta in consiglio e è stata approvata sostanzialmente nelle stesse modalità con cui l'aveva approvata la commissione. Questa consente di poter attingere per i direttori a figure che hanno maturato i loro requisiti, ovvero di posizioni esercitate a un livello dirigenziale per almeno 5 anni, non solo nella regione, comune, nella pubblica amministrazione, ma anche laddove si è svolto funzioni di questa natura a livello universitario, a livello di magistratura, di avvocatura generale dello Stato, insomma una capacità di allargare e rendere più flessibile quello che è l'attingere, naturalmente con i requisiti dei 5 anni, con funzioni di dirigente o di equipollenti, per poter rivestire ruoli all'interno dell'amministrazione regionale. Il testo è uscito migliorato, è un testo che a livello di qualità legislativa sicuramente ha visto un lavoro proficuo da parte della prima commissione, un testo che ha visto oggi in aula ritornare su un punto che era estremamente critico e che era l'unico che era rimasto, diciamo, in sospeso e che riguardava l'assunzione, diciamo, a discrezione della Giunta per quanto riguarda diciamo, gli autisti a servizio. Al di là di questo, il dato che dobbiamo segnalare è sicuramente che nel momento in cui andiamo ad intervenire con qualità nella normazione facciamo un servizio che sicuramente, ecco, va a tutto vantaggio dei cittadini toscani e della nostra comunità. La qualità della normazione per noi è essenziale per avere norme veramente efficaci e non discriminatorie. In questa legge poi abbiamo via via che è a invarianza di bilancio per quanto riguarda il bilancio regionale, come ben precisato nell'ultimo articolo, abbiamo anche riprecisato alcune questioni sui contratti collettivi nazionali di lavoro riguardo ai dirigenti e anche dato la possibilità, entro limiti precisi, come posto bene nel binario dal legislativo, nel binario che il legislativo ci ha messo davanti, con delle percentuali precise di esterni rispetto agli interni, sia per quello sia per le figure relative agli staff della regione riguardo alle figure dei collaboratori come autista. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto serio. Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto su questa proposta di legge perché noi la ritenevamo un mero adeguamento normativo che la Regione Toscana doveva fare a una legge nazionale. Poi, come sempre accade, quando la Regione deve adeguarsi a una norma nazionale ci finiscono dentro di tutto di più, siamo finiti a parlare di autisti piuttosto che di dirigenti per le aziende partecipate alla Regione, quando in realtà bastava fare un adeguamento normativo, motivo per il quale l'adeguamento normativo era doveroso, quindi non aveva senso votare in maniera contraria, ma non abbiamo nemmeno avallato una legge che doveva essere di 10 parole e è diventata di 4 pagine. Istituzioni, rigenerazione toscana, un bando per riportare i ragazzi e le ragazze al centro della vita attiva. Attraverso questo bando si promuovono azioni volte invece a valorizzare sia i giovani e le loro espressioni artistiche attraverso lo street art, ma anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali, teatrali e altre azioni che vogliono invece promuovere l'inclusione e la socializzazione al termine di un periodo difficile. Quindi un'opportunità per le giovani generazioni e un'opportunità per i comuni che possono aderire usufruendo
di un contributo importante, comunque si parla di un contributo fino a un massimo di 15.000 euro e quindi è un modo per segnare la ripartenza e per attenzionare la questione giovanile da parte della politica, e credo che oggi tutto questo rappresenti una priorità. Come ANCI Nazionale Giovani noi siamo felici che la Regione Toscana e la Presidenza del Consiglio della Regione Toscana abbia pensato a questa iniziativa, che è un'iniziativa rivolta al mondo dei giovani attraverso i comuni, e quindi siamo soddisfatti, credo che sia una bella opportunità per i comuni italiani. Ringrazio la Regione Toscana e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Ogni singolo comune potrà partecipare ad una sola di queste linee di intervento per un massimo di 15.000 euro di finanziamento. Chiediamo ai comuni un piccolo sacrificio, che è quello di cofinanziare l'opera per un minimo del 20%. Noi speriamo che tanti comuni della Toscana possano partecipare e che tanti giovani possano essere protagonisti attivi della vita delle nostre comunità. Io sono davvero orgoglioso del lavoro che il Consiglio regionale ha fatto e voglio davvero dire grazie al Presidente Mazzeo, a tutto il Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza, perché hanno permesso a questa istituzione di occuparsi, accanto all'importanza di mantenere l'eredità ricevuta dal passato, e pensiamo all'impegno che avrà il Consiglio regionale sul recuperare le rocche storiche della nostra Toscana, anche un impegno verso il presente, ciò che oggi possiamo costruire e lasciare nel futuro. Quindi davvero un atto di coraggio del Consiglio regionale che merita di essere riconosciuto e di far vedere quanto le pubbliche amministrazioni, la Giunta, il Consiglio, ma anche i comuni e tutte le altre amministrazioni pubbliche devono avere sempre al centro della propria attività l'impegno verso i giovani, che non sono il futuro del Paese. Il futuro è un tempo che oggi non esiste, lo possiamo immaginare ma non esiste. I giovani già ci sono e già oggi possono e devono contribuire al rafforzamento delle nostre comunità. Quindi grazie al Consiglio regionale per il lavoro che ha fatto. Io sono certo che avrà questo bando una larga risposta dalle amministrazioni pubbliche, ma anche da quei tanti enti del terzo settore che al fianco dei comuni si impegneranno per produrre e per mettere in atto questi progetti. Istituzioni, a Castiglion Fiorentino, ad Arezzo il convegno La giustizia sociale passa dalla dignità, facciamo un 68. In questo nostro progetto che presentiamo questa mattina è proprio per riaccendere proprio un focus, partendo dalla legge 68 che integra i ragazzi nel mondo del lavoro. Noi sono 7 anni con la conserveria che svolgiamo un'attività nel laboratorio di trasformazione alimentare, e con i ragazzi con autismo anche importante abbiamo avuto la possibilità di vedere che si può veramente fare delle cose. Quindi perché non provare ad accendere questo focus, dove vediamo che la legge, pur quanto sia fatta bene, ma non è abbastanza per quando si va a introdurre la disabilità intellettiva, quindi quando si parla di salute mentale, e la giustizia sociale, se non passa dalla dignità, non è giustizia sociale. Questi ragazzi, attraverso questo progetto della conserveria, stanno dando il meglio di sé e stanno veramente dando anche prova delle loro capacità per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi credo che il Consiglio regionale non può altro che essere attento ad esperienze come queste e partecipare a momenti di riflessione come quelli che i ragazzi speciali ci stanno proponendo per sabato prossimo. La diversità è un'opportunità, a noi il compito di valorizzarla. Ogni persona, ogni ragazza, ogni ragazzo ha dei talenti. Il compito è di cercare di far sentire ognuno, indipendentemente da quello che è, protagonista della sua vita. Guardate, l'esperienza della conserveria che permette ad ognuna di queste ragazze e di questi ragazzi di sentirsi protagonista e orgoglioso di un lavoro che poi arriva sulla tavola di ciascuno di noi. E in questo impegno ci sta la voglia, e ringrazio davvero la Presidente dell'Associazione Ragazzi Speciali Onlus, Sara Rapini, per aver voluto portare qui, insieme al Presidente del Gruppo Consiliare del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, questa conferenza stampa, dà anche il senso di qual è la strada che noi vogliamo percorrere. Oggi è un modo per dire grazie alle tante volontarie, ai tanti volontari, alle famiglie, a tutti coloro i quali si impegnano in prima linea per restituire dignità. E questo
slogan del loro convegno di sabato prossimo, facciamo un 68, vuol dire cerchiamo la rivoluzione, rivoluzioniamo il punto di vista, questo spetta a noi, spetta alla politica e noi non ci volteremo dall'altra parte e faremo la nostra, faremo con il nostro impegno tutto quello che possiamo perché davvero la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia. Istituzioni, Samuele Cannas riceve il gonfalone d'argento al giovane talento plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università degli Studi di Pisa alla massima onorificenza del Consiglio regionale. Allora, io sono contentissimo ed emozionatissimo, anche perché a breve partirò per gli Stati Uniti, quindi penso che questo sarà il mio ultimo giorno in Toscana prima della partenza, però non è un addio, arrivederci, perché spero di, anzi prometto di ritornarci a breve alla fine del mio percorso formativo, quindi sono davvero emozionatissimo. Io ho avuto la grandissima fortuna di entrare all'Università di Pisa, alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che ringrazio sempre perché mi hanno fatto trovare un ambiente straordinario nel quale formarmi. E diciamo, il mio obiettivo di carriera è sempre stato l'approccio alle patologie tumorali dell'addome, quindi nello specifico pancreas, fegato e vie biliari. E dopo il mio primo anno di medicina rimasi, diciamo, mi resi conto che non avevo le competenze per poter rispondere bene, efficacemente, in profondità a quelle problematiche. Quindi, quasi per gioco, decisi di, molto bene, cosa non so fare? Non so programmare. Bene, non capisco la parte molecolare di queste patologie. Cosa faccio? Bene, provo a dare gli esami che danno gli ingegneri, i biotecnologi molecolari, per comprendere appieno queste conoscenze e usarle a mio favore per trattare quell'ambito che mi interessava. E quindi, come in un circolo virtuoso, dico io, un esame tira l'altro e sono arrivato alla fine dei 6 anni con tutti gli esami dati e pronto appunto a conseguire i titoli di laurea. Ma diciamo, non sono partito all'inizio con devo prendere 6 lauree, no, è stato un percorso in divenire, cioè, mi sono chiesto cosa mi serve per poter comprendere queste problematiche e la risposta è stata bene, questo tipo di percorso multidisciplinare. Io sono contentissimo che è caduto l'obbligo che vietava di iscriversi contemporaneamente a 2 corsi di laurea, quindi ben venga che i ragazzi possano cucire su misura i percorsi che ritengono più opportuni per il proprio futuro. Cioè, ribadisco, gli unici limiti sono quelli che noi stessi poniamo davanti a noi. Per cui, se non ritiene che percorsi di laurea multidisciplinari, paralleli, possano essere utili per poter acquisire questo bagaglio di competenze indispensabili per poter rispondere alle domande scientifiche del presente e del futuro, ben venga. Cioè, ognuno deve avere un approccio proattivo. Non è importante il numero di lauree o quante se ne prendono, è importante il bagaglio di competenze e di cultura che uno acquisisce, che poi usa per poter rispondere a queste domande così complesse ma allo stesso tempo così affascinanti. La storia di Samuele Cannas è una storia straordinaria, la storia di un ragazzo che oggi, partendo dalla sua casa, arriva ad essere uno dei protagonisti del mondo che cambia, di come si può migliorare la vita delle persone, andare a curare quelli che sembrano mali ad oggi incurabili. Noi ci affidiamo, ci mettiamo nelle sue mani. Con me oggi Samuele ha preso un impegno. Io questo impegno ce l'ho scritto sul libricino con cui raccolgo tutte le dediche alla fine degli incontri privati e l'impegno è quello di tornare nel nostro paese, di tornare in Toscana, perché dopo una grande esperienza come quella che farà è importante sempre più che si porti quell'esperienza nei nostri territori. La Toscana è sempre stata terra di cultura, di bellezza, ma è stata anche terra di ingegneri, terra di innovatori, terra di grandi luminari della medicina. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che la Toscana lo sia anche in futuro. Il nostro obiettivo è fare in modo che chi viene nella nostra terra si forma e poi ha la capacità di andare all'estero a prendere dell'altro, lo riporti sul nostro territorio. Conferire il gonfalone d'argento oggi qui, voluto a tutto l'ufficio di presidenza insieme al vicepresidente Scaramelli, al vicepresidente Casucci, e anche mandare un messaggio di speranza, un messaggio di positività alle ragazze e ragazzi, che è quello di provare ad andare sempre un po' oltre i propri limiti. In questo caso i limiti sono veramente alti, ma il senso è quello, ci si può fare anche nelle sfide più difficili, anche quando si casca ci si può e ci si deve rialzare. E anche chi fatica di più nell'università
può avere come esempio l'esempio di Samuele, che è un esempio positivo a cui dobbiamo tendere anche noi nel nostro impegno in politica. Allora a Samuele chiedo un ultimo impegno. Noi stiamo lavorando per costruire, e lanceremo nei prossimi giorni il Comitato Scientifico di Toscana 2050, chiedo a Samuele di darci una mano dal suo osservatorio, dal suo punto di vista, dagli Stati Uniti, come cambia le tecniche di cura epatiche in questo caso, come cambia la sua, come legge quel mondo e come saremo nel 2050 per quelle tecniche. Io mi auguro che nel 2050 quella tipologia di tumore, che oggi è un tumore quasi sempre letale, possa aver trovato delle cure che permetteranno a tante donne e tanti uomini di salvare la propria vita.